All'Eco abbiamo quattro esempi da portare di rigenerazione urbana, due di origine privata, due pubblica. I due di origine privata sono una riconversione di un'area centrale della città, l'area Faini, a ridosso della Basilica di San Nicolò. La parrocchia di San Nicolò, dopo oltre 40 anni, ha avuto approvato dal Comune, dopo una sinergia progettuale, una riconversione di tutta un'area con funzioni sia pubbliche sia di origine più private. In particolare troveranno a casa una ristrutturazione del centro sportivo della parrocchia di San Nicolò, lo stesso centro giovanile, ma anche la realizzazione di un parcheggio e di una casa della carità che unificherà i servizi di accoglienza per i senza fissa dimora. E in più una qualificazione urbanistica in una zona a ridosso appunto del centro e della ferrovia. Una seconda di origine privata invece è una rigenerazione virtuosa di una zona industriale. Il tubettificio europeo, che ha cessato la propria attività in quanto tale, ma che è stato rilevato in una procedura concorsuale da un'altra azienda di origine privata, un'azienda nazionale che opera appunto nel settore della produzione di specifici e specialistici tubi e tubetti nella conservazione di gas e di prodotti cosmetici, ha avuto una situazione quasi di come dire, sospensione dell'attività, che ha portato invece poi ad un rilancio che è attualmente in corso della produzione, con una riconversione anche della zona industriale, con l'eliminazione dell'amianto, con impianti tecnologicamente avanzati. Le due iniziative invece di origine pubblica sono il primo, una vecchia scuola materna nel quartiere di San Giovanni, un quartiere alto della città di Lecco, un quartiere anche ad alta densità di anziani. Vedrà in questa scuola materna, che non è più ovviamente destinata a tale scopo per vincoli di natura architettonico e urbanistico, ospitare la sede congiunta di due associazioni di volontariato, l'Auser e l'Anteas, e dei servizi comunali che si occupano della condizione anziana. Ma non sarà solo sede di associazioni o di servizi, ma un luogo di incontro, di buone pratiche, di servizi svolti congiuntamente, perché anche una vicinanza fisica propizia una capacità, diciamo, di svolgere servizi adeguati per la città. Recuperando un bene immobile con un investimento di poco meno di 1,5 milioni, con il concorso di risorse pubbliche, del privato e delle fondazioni locali. La quarta e ultima esempio di riconversione è un bene confiscato alla criminalità organizzata della città. Si tratta di un bene confiscato al clan dei Coco Trovato, che oltre 20 anni fa era stato oggetto e a seguito di condanna per un'operazione che era chiamata Wall Street, dal nome di una pizzeria che ospitava appunto le convention, diciamo, malavitose. Dentro questo luogo, dopo 20 anni, oggi esiste una pizzeria che svolge un compito, come dire, di propiziare l'utilizzo anche di prodotti a chilometro zero, di prodotti provenienti da luoghi dove la produzione è da su terreni confiscati alla malavita, ma è anche un luogo di iniziative culturali. Ci sono voluti 20 anni, tanti, troppi forse, ma oggi c'è una nuova vita senza consumo di ulteriore territorio, di un luogo che era un luogo di malaffare a favore invece di un luogo di buone pratiche. Rigenerare è possibile, rigenerare è faticoso, rigenerare però dà una soddisfazione di cogliere un'opportunità di trasformazione importante. Dal sindaco al presidente di ANCI Lombardia, quali sono le iniziative, le politiche o le idee che sta portando avanti ANCI Lombardia su questo tema, che sembra essere un tema molto importante, al centro di numerose agende? ANCI Lombardia si è fatto interprete della fatica che tantissimi comuni hanno a qualsiasi latitudine, perché questo tema vale dalle valli alpine alla fascia pedemontana, alle aree metropolitane, alla pianura padana, che è quella della condizione attraverso il quale la riconversione di zone industriali dismesse sono possibili. Quindi
mentre è urgente un piano che riguarda le periferie, un piano che riguarda le zone di montagna o i piccoli comuni, è altrettanto urgente che Regione Lombardia metta mano ad una normativa specifica per aiutare queste riconversioni sotto due profili. Il primo è lo snellimento procedurale, nel senso che talvolta queste aree sono poi sottoposte a vincoli dal punto di vista magari delle procedure concorsuali, ha necessità di avere, come dire, pareri di autorità diverse perché le funzioni che precedentemente erano svolte hanno bisogno di essere ridefinite e riverificate. Ma abbiamo anche bisogno, oltre che di questa semplificazione, di aggredire un problema che nella gran parte dei casi caratterizza queste aree, che sono gli ingenti costi di bonifica. Oggi è chiaro che la responsabilità è in capo ai proprietari, però ci chiediamo se in una situazione di crisi economica e anche di difficoltà del mercato immobiliare non sia possibile una qualche forma dove la dimensione ambientale, quindi aggredire il tema come minimo dell'eliminazione dell'amianto, anziché della, diciamo così, dei piani di caratterizzazione che riguardano il sottosuolo, perché magari erano presenti produzioni che generavano, come dire, invasività negative e via dicendo, fosse possibile avere canali di finanziamento anche attingendo a fondi dell'Unione Europea e anche attingendo ai fondi che riguardano, a fondi che riguardano, diciamo, il settore ambientale. Sarebbe bello formulare anche una sperimentazione, magari uno per ogni provincia, dove un progetto anche un po' prototipo e sperimentale di una, come dire, velocizzazione di queste dimensioni di riconversione fosse in qualche modo sostenuto e propiziato da un'alleanza tra regioni e comuni. Poi è evidente che il privato deve fare la sua parte, spesso in queste zone c'è anche un problema non solo economico ma anche di vocazione, cioè che cosa è possibile, che cosa è doveroso fare in quelle zone, sapendo che oggi magari la necessità di vani abitabili o genericamente di uffici, di spazi commerciali non è più possibile. Pensiamo alle grandi potenzialità che la regione ha nel settore del turismo, nel settore del benessere individuale, nel settore di tutti quei servizi che attengono alla persona e che oggi fanno una differenza di valore importante nella qualità della vita di un territorio.